Buonasera, buon inizio di serata a tutti, cari amici. In questo martedì 6 ottobre 2020 siamo quasi alle 18:20 minuti primi, martedì, quindi il giorno post Monday Night Raw, e appunto sono qui, siamo qui per fare la recensione della puntata, l'ultima puntata, direi anche della puntata pre-draft. Quindi, cari amici, da venerdì prepariamoci, perché vedremo gente di Raw a SmackDown, che poi bisognerà vedere comunque se, a parte il draft e la brand to brand extension, terminerà, bisognerà capire. Allora, la puntata dello show principale del lunedì sera WWE viene aperta da Randy Orton. Insomma, dicendosi che lui lotterà fino in fondo perché l'unica cosa che vuole il titolo WWE, e questo lo vorrà, vorrà ottenerlo ad Hell in a Cell, nell'Hell in a Cell match, cosa che Drew McIntyre più avanti nella puntata in un'intervista accetta. Quindi diciamo che, iniziando a parlare un po' della card di Hell in a Cell, abbiamo quindi già i primi due quadretti, che saranno entrambi Hell in a Cell match nella cella infernale. Da una parte Roman Reigns, che è il mastino, anzi il capo tribale adesso, contro Jey Uso per il titolo universale. Dall'altra, appunto, Randy Orton, che andrà ancora una volta, per l'ennesima volta, all'assalto del titolo WWE dallo psicopatico scozzese Drew McIntyre. Mandy Rose, Dana Brooke e Asuka battono Natalya, Lana e Zelina Vega. Poi il trattamento che fu riservato da Nia Jax a Natalya è stato riservato questa settimana a Lana, ovvero che anche Lana è stata spalmata sul tavolo dei commentatori, che è stato letteralmente spiaccicato in due. Poi intervengono subito dopo il match le campionesse femminili di coppia della federazione, Shayna Baszler e Nia Jax, e attaccano Natalya e Lana. Per quanto riguarda il capitolo 24/7, titolo 24, nel backstage R-Truth perde la cintura contro Drew Gulak, ma subito R-Truth dice al piccolo Jimmy che la devono riprendere la cintura. Poi Mustafa Ali, che vedete nell'immagine di video copertina insieme alla Retribution, poi spiegherò anche perché. Quindi lui, Mustafa, Apollo Crews e Ricochet discutono della vittoria della scorsa settimana. Arriva subito MVP, che offre a uno di loro un posto nell'art business in vista del draft di venerdì. Ma ad un certo punto Ricochet sembra prendere in considerazione l'offerta. Poi, insomma, tra Seth Rollins e Buddy Murphy siamo ai ferri stracorti, vogliamo dire anche stracotti, anche se battono Umberto Carrillo e Dominic Mysterio. Seth Rollins dà un ultimatum, praticamente lui aveva detto a Buddy Murphy: se entro le 10 ore locali americane tu non uscirai fuori sullo stage a chiedermi scusa, dice, ti farò vedere io. Poi c'è un match, se possiamo definirlo match, anche se alla fine poi uno spatatrack sullo stage iniziale tra Braun Strowman e Keith Lee, quindi sfida che finisce appunto senza un reale vincitore. Poi, come vi ho detto, appunto, dell'ultimatum di Seth Rollins a Buddy Murphy, ma prima di venire alla risposta di Buddy Murphy, passi un attimo.
Dicevo, cari amiche, hanno suonato al citofono. Stavo dicendo che in attesa che vi racconti quello che è accaduto tra Rollins e Buddy Murphy, lo show di Kevin Owens, il KO Show, vede ovviamente questo dialogo a distanza, letteralmente a distanza, perché sapete, Bray nella sua Firefly Funhouse, quindi. E poi dopo il segmento che poi Kevin Owens non ha fatto il suo show usuale con le sedie, anzi le ha buttate fuori dal quadrato, e Aleister Black anche lui, come per che dire, l'ennesima, per la millesima volta attacca Kevin Owens. Vabbè, diciamo che Kevin Owens l'aveva fatta. L'aveva fatta sporca, cioè che Aleister Black l'aveva fatta sporca l'ultima volta, quindi. Mannaggia, scusate, mi sto impapicchiando, volevo dire che, scusate. Stavo dicendo che praticamente Kevin Owens la fece sporca con Aleister Black. Quindi poi Charlie Saruso, come ho detto in intervista, Drew McIntyre che accetta di sfidarlo a Hell in a Cell nella cella infernale. Poi vi ho già detto di Strowman contro Keith Lee che finisce in countout. R-Truth vince il titolo 24-7 per la 42esima volta, anche se sì, vi ho detto 42, ma quel titolo, se per questo ne vale la metà o meno la metà di un titolo massimo, schienando Drew Gulak dopo un siparietto comedy, dopo che viene coinvolto anche Akira Tozawa in un bidone della spazzatura. Bobby Lashley e Shelton Benjamin sconfiggono Ricochet e Apollo Crews. Poi vediamo Murphy che parla con Alia Mysterio. Intanto il countdown per l'ultimatum di Seth Rollins sta per scadere, quasi 10 minuti alla fine. Mustafa Ali, arrabbiatissimo e si imbatte nell'art business, dice ad MVP che dopo che avrà finito con lui se la prenderà anche con Bobby Lashley e Shelton Benjamin. Ali se ne va, i tre dell'art business lo osservano straniti. Poi, altro che scuse di Buddy Murphy, dalle scuse di Buddy Murphy, insomma, qui nasce tutto un. Potremmo dire un angle straordinario dove praticamente Buddy Murphy un po' si rifà di tutto quello che gli ha detto Seth Rollins di male, quindi inizia a prenderlo con la kendo stick Murphy a Seth Rollins. Intanto però Seth Rollins non è che è stupido, quindi gli risponde anche lui. E poi, siccome Buddy Murphy rimane a terra dolorante, arriva la famiglia Mysterio in soccorso dell'ex discepolo di Rollins. Shayna Baszler e Nia Jax difendono le cinture con successo contro la Riot Squad, vincendo senza problemi. E poi veniamo al motivo dell'immagine di video copertina del video. Mentre si stava svolgendo Mustafa Ali contro MVP, che finisce in uno contest, perché? Perché Ali effettivamente si unisce alla Retribution, quindi lui insieme alla Retribution che attaccano l'Art Business, qui a me già mi è venuto il pippone mentale di Survivor Series tra Retribution e Art Business. Potrà essere anche possibile. Intanto Mustafa Ali dice che l'hacker di SmackDown era proprio lui. Poi Randy Orton, Dolph Ziggler e Robert Roode sconfiggono Drew McIntyre e gli Street Profits.
Ma l'ultima parola è proprio dalla vipera, dal predatore supremo che colpisce Drumekinder con un RKO e lo schiena in mezzo al ring. 1, 2, 3 vittorie, quindi tre cattivi lasciano il ring vittoriosi, mentre Drew dolorante guarda in canisco. Bene, per questo ultimo video di oggi è tutto. Domani credo che arriverà il video sicuramente su Impact Wrestling. Poi questa notte ci sarà una nuova puntata. Probabile che anche lì ci siano novità per quanto riguarda la card di Bound for Glory. Bene, grazie a voi tutti. Buon proseguimento di serata. Alla prossima, ciao.